Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli e non lo so, faccio questo video per ricordarlo perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutte e due lo stesso intervento per due patologie diverse, però a me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento e mi ha dato una mano, non dovuta, ma incredibile. Con questo video pubblicato il 6 gennaio, Fedez ha raccontato del suo rapporto con Gianluca Vialli, morto proprio quel giorno per un tumore al pancreas. Il cantante e l'ex calciatore sono gli ultimi due di una lunga lista di personaggi famosi che hanno scelto di parlare in pubblico della propria malattia. Scelta coraggiosa e complicata. Come ci spiegheranno in questo episodio Vera Martinella, che cura la sezione Sportello Cancro dedicata all'oncologia sul sito del Corriere della Sera in collaborazione con la Fondazione Veronesi, e la psico-oncologa Anna Costantini. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 19 gennaio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Vera, quanto e in che misura sta cambiando il nostro modo di parlare di cancro? Fino a non molti anni fa il tumore era una malattia tabù. In tutte le famiglie si faceva fatica a pronunciare anche solo il nome. Era in televisione, sui giornali, ma anche nelle case delle singole persone il brutto male. Quasi ci fosse da vergognarsene e trovare persone famose disposte a parlarne era una vera rarità. Negli ultimi 10 anni, anche grazie al fatto che si guarisce sempre di più per merito della prevenzione, della diagnosi precoce, anche delle nuove cure, le cose sono sicuramente cambiate. Oggi se ne parla eccome. Un esempio su tutti è quello di Fedez. Non c'è nessuna vergogna. C'è e resta un imbarazzo che però può essere gestito scegliendo i termini più adeguati e preparandosi a parlare con i giornalisti o a parlare col mondo esterno. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto, come nel caso di Angelina Jolie, che nel 2013 raccontò di essersi fatta asportare i seni per prevenire l'insorgenza di un tumore, poiché era portatrice di una mutazione genetica che avrebbe potuto favorirla. Quale fu la controindicazione in quella scelta? Le pazienti si erano lamentate con me durante un evento perché noi giornalisti avevamo utilizzato il termine gene Jolie anziché gene BRCA1 o BRCA2 per identificare quella condizione. Loro si sentivano in qualche modo sofferenti Perché? perché l'immagine di una donna malata veniva associata a quella di un'attrice molto bella, molto famosa e sicuramente non ancora per fortuna sua malata come Angelina Jolie. Questo in qualche modo creava del disagio. Io ho cercato di spiegare loro che a volte l'efficacia del messaggio e il poter sfruttare un testimonial famoso era un vantaggio più che, come dire, un voler ledere la loro sensibilità. A volte bisogna scendere a compromessi in qualche modo, anche con le parole. Dopo Angelina Jolie, molti altri personaggi famosi hanno parlato della propria malattia, ciascuno in modo diverso. Con quale impatto? Possiamo dire che i VIP che diventano testimonial sono degli esempi utili. A volte rischiano di essere un problema, dipende sempre come si pongono nel raccontare la malattia e come scelgono le parole. L'esempio di Angelina Jolie o di Bianca Balti in chiave preventiva, ad esempio, è stato utilissimo.
in altre occasioni scegliere parole come guarigione, che richiede invece dei tempi lunghi, può essere un boomerang, come hanno fatto alcuni personaggi famosi in anni precedenti, perché il concetto di guarigione è una cosa difficile, richiede anni, e invece dichiarandosi guariti, magari solo dopo un intervento chirurgico, si rischia di fare più danno che bene. È arrivato l'esame istologico e il mio tumore era un tumore molto raro, credo che becchi una persona su un milione, però è quello di Steve Jobs, ecco, se tu potessi vantarmi. Fedez è stato molto bravo nella scelta delle parole, anche perché in questo, ad esempio, si è molto confrontato con il suo chirurgo, ha spiegato bene l'avere un determinato sottotipo di tumore al pancreas, non ha generalizzato e non ha usato toni enfatici, è stato estremamente corretto e ha sfruttato al meglio la sua occasione di malattia per far sentire la vicinanza a chi attraversava un percorso come il suo. Mihajlovic, ad esempio, ha scelto di parlare quasi sempre insieme ai suoi medici e questo ha agevolato la comunicazione. Lui parlava della sua esperienza e del suo sentito come malato e ai medici venivano rivolte le domande più tecniche sulla malattia. L'esempio migliore, forse in assoluto, più recente, più vicino a noi in questo caso è stato quello di Gianluca Vialli, che ha affrontato in maniera encomiabile tutto l'iter di cura, dalla diagnosi al momento in cui ha deciso di parlarne fino a quando aveva capito che le cose andavano male e, come tutti abbiamo letto e ricordato in questi ultimi giorni, ha scelto le parole più adeguate anche per quella fase che è quella terminale della malattia, quando uno capisce che non ce la farà e cerca di lasciare comunque un messaggio positivo anche in quell'occasione. Che è quello che tutti noi cerchiamo di fare con i malati di cancro, ma spesso, ovviamente con le migliori intenzioni, finendo per dire parole che non aiutano chi sta male. Ne ho parlato con Anna Costantini, responsabile del servizio di psiconcologia dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma e consigliere nazionale della Società Italiana di Psiconcologia. Le ho chiesto di elencarmi quali possono essere queste parole sbagliate. Ci potrebbero essere 6 regole. La prima è usare consapevolmente ciò che si sta dicendo. Ad esempio, andrà tutto bene, vedrai, tutto si risolve, può costituire una rassicurazione dando un sollievo immediato, ma causare una delusione maggiore se poi si rivela una falsa speranza. O ancora, identificarsi con il paziente e ad esempio dire «se io fossi al tuo posto» non è sempre efficace, perché intanto voi non siete al suo posto e ogni persona ha un modo diverso di affrontare gli eventi della vita. Ancora più importante del verbale è il non verbale, perché noi sappiamo che il tono della voce, lo sguardo, la posizione comunicano in modo immediato e più delle parole. Quindi, ad esempio, evitare il contatto visivo mentre si parla di cose con ottimismo può comunicare che c'è qualcosa che non va, che si sta cercando di nascondere. Inoltre, il cancro può dar luogo a reazioni depressive anche in persone che non ne hanno mai sofferto nella loro vita, e vedere una persona demoralizzata e depressa per un parente, per un amico, è estremamente doloroso. Spesso si reagisce cercando di incoraggiare, dicendo devi essere positivo per aiutare la guarigione. Oltre a non essere vero, perché non è basato su nessun dato scientifico, questo innesca un sentimento opposto. Di che tipo? Innesca sentimenti di colpa per la convinzione di contribuire a un peggioramento del decorso. Ma cosa importantissima sono le emozioni, perché spesso quando si parla con una persona malata possono emergere emozioni, e le emozioni creano una sorta di imbarazzo, di pudore, e allora si cerca di bloccarle, di cambiare discorso, di dare consigli pratici. Questo comunica al paziente che non ne vogliamo parlare, che non siamo pronti a parlarne, e nel futuro sicuramente la persona si reprimerà dal farlo.
Infine proteggerlo in modo eccessivo, lascia che mi occupi di tutto io, fai parlare me con i medici, questi sintomi non sono niente, non ti preoccupare. Beh, certamente questo è fatto per aiutare la persona, ma in realtà fa sì che la persona si senta ancora più impotente e senza controllo. Quali sono invece le parole giuste da dire a un malato di cancro? La prima cosa importante è fare domande aperte, come stai, come ti senti, perché la persona inizia a parlare da dove è importante per lui, e poi ascoltare, perché il paziente, se lo ascoltiamo con attenzione, ci dà la direzione di dove può e desidera andare. Secondo punto, se apriamo un canale di comunicazione autentica, ci aspettiamo delle emozioni, non solo quelle della persona malata, ma anche le nostre, quindi dobbiamo essere molto preparati e non farci spaventare dalle emozioni. Non possiamo risolvere i problemi del paziente, ma gli possiamo essere di grande supporto con un comportamento, ma soprattutto con delle frasi, con delle comunicazioni empatiche, con il fatto di aver capito profondamente la sua prospettiva, il suo modo di vedere la situazione e comunicargliela questa comprensione. Ad esempio, deve essere stato davvero duro per te affrontare tutte queste terapie, o il risultato di questa TAC deve essere stato davvero una delusione. E sentire riconosciuta la propria esperienza emotiva fa sentire profondamente compresi e abbassa il livello delle emozioni. Vera Martinella, in conclusione, che cosa non dobbiamo mai dimenticare quando sui mezzi di comunicazione scriviamo o parliamo di cancro? Io credo che noi tutti, giornalisti, testimonial, comunicatori social e tutti quelli che in qualche modo scelgono di raccontare la loro storia, dobbiamo esprimerci tenendo ben presente un concetto. Quale? Che impatto avranno le nostre parole su chi ha appena avuto una diagnosi di cancro, sui suoi familiari e su chi sta affrontando una ricaduta o è magari in fase terminale. Grazie Vera Martinella e Anna Costantini. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.